Salve a tutti amici, ben ritrovati. Io sono Mr. Terry e oggi siamo qui tornati con FIFA 20 e con l'allenatore. Siamo tornati con Mr. Terry e il suo caro Milan. Dopo la bruttissima sconfitta che è stata, diciamo, seguita dalla bellissima vittoria contro la Roma, la brutta sconfitta con la Spal, ora dobbiamo affrontare la Lazio in casa, una squadra che sta andando a noi di un solo punto, di 3 punti, vuol dire essere sulla strada una diretta avversaria, ma come ho visto, questo gioco ci riserva sempre delle ottime sorprese. Ma noi ci freghiamo e cerchiamo di conquistare il nostro obiettivo, ossia un posto in Champions. O magari sognare cosa di più. Adesso ci dirigiamo alla conferenza stampa, parteciperemo a questa conferenza. E niente, vedremo come va la partita. Quindi, bando alle ciance e che viaggio inizio. Let's go! Salve a tutti, bene, possiamo iniziare. E chi vuole fare la prima domanda? Bene. Ecco, sa cosa deve fare. Però non è il primo autore attraverso un momento difficile, sa cosa deve fare, ma va aiutato. I nostri rivali. Siamo pronti ad affrontare questa ulteriore sfida, ma tutte le partite sono una sfida importante per noi. Beh, ovviamente non sarà facile, il posto in Champions sono tante contendenti, ma la mia squadra vuole arrivare in Champions e farmi tutto per arrivarci. Grazie, grazie, arrivederci. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie a tutti i partecipanti. Sento l'acqua con il disco per non vedere lo sponsor. Bene, conferenza stampa fatta, ora andiamo ad affrontare la Lazio. Paloschi. La squadra mi ha un po' stanca in molti ruoli, soprattutto Bailly. Lea non potrà giocare, quindi mettiamo Della Vega a sinistra. Paquetà, poi lui stanco. Oddio, c'è un'ecatombe. Benasser, mettiamo Benasser che è un sinistro. Calderone, lasciamo questi qui. Non mi fido degli altri. A sinistra debutterà giocando di nuovo Cozzo o Duarte. O forse Birindelli. Ora metto Calabria a sinistra, che lo sa fare in realtà, quindi non ci interessa se ci gioco, ma metteremo a destra per la prima volta Birindelli, il giovane talento ex Pisa, che proverà a fare un'ottima partita. Perché non ci sono più i nomi? Calabria 38, va bene, tranquillo. Gli USA non posso cambiare, non, anzi non voglio cambiare. Cambio un po' la panchina, portando in qualche giocatore tipo Duarte per esempio. Mi butto il Rizzo per provare un po'. Un po' di Zaniolo, Tonali lascia il posto a Krunic. Pellegrini, no, lasciamo Rebic e Leao per giocare. E porto anche Cardosso, il giovane brasileiro. Chissà, posso anche giocare dopo. Così sviluppo anche, diciamo, l'obiettivo della far giocare ragazzi primavera. Bene, squadra pronta. E che Dio ci assista. Sono qui con te, ragazzi. Non ti preoccupare, sono al tuo fianco. Che cavolo. Tanti protagonisti di questa sfida pronti a incantare con le proprie giocate il pubblico a Corso ovviamente molto numeroso e non poteva essere altrimenti allo stadio. Vedremo cosa ci regaleranno oggi in campo le due squadre, Milan che affronta la Lazio. Ed eccoci qui di nuovo allo stadio San Siro di Milano, con il Milan che sarà pronto ad Siamo a affrontare Milano, l'ennesimo San avversario, Siro, sarà giornata Lazio. meravigliosa, Ed è condizioni ideali importante, la per una Lazio ci grande avanza partita di di ben calcio. 3 punti, Qui è non Piero tanti, ma Cimabue che vi parla, come trovo da chiama, come dire, sempre Stefano Nava. insomma, Per i approccio un palati po' calcistici davvero classico, più raffinati e tutte le veloci zone oggi alte, propone insomma, della un match Champions. straordinario di Serie A. Contro si sfidano Milan e Lazio. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, Sembra che se Donnarumma sarà sceglieranno all'inizio di adottare della un partita, come fa approccio FIFA, ci più presentare il prudente, portiere. almeno Speriamo che all'inizio, però una stavolta delle c'è due una squadra squadre riesca a essere prenderà all'altezza, la squadra subito non si demorda, mano non al si arrende ritmo così del gioco. Sono facilmente. curioso. Fai pianto che manca ancora tanto tempo.
Intervento perfetto che evita. Tanto che non siano tanto tempo, come ho detto, ma ecco la formazione. Mister Te non si preoccupano. Io non mi preoccupo per lui, so che è un ottimo giocatore, può fare bene anche per fare questo. Ora Buonaventura, ma che il pallone per il possibile ha fatto Buonaventura? Che tira fa? Però è stata una palla d'oro. Prova per stopparla e poi un tiro, cos'era? Un tiro. Il campionato è ancora lungo, ma già. Mister. Aia, grande Ziggio. Sarabbia queste cose. Va bene Rindelli, grande Piri. C'è il rilancio lungo. Jack. Per tempo è riuscito a Benasser. Lungo a cercare della Vega. Non è con su Benasser, si vede, però può arrivare della Vega, aperto. Buona l'intuizione. Della Vega. La botta non va a pionte. Che è così avanti rispetto al pallone? Non è da lì. Bel giro palla, ragazzi. Birindelli, guarda. Pionte, bella per Jack. Jack. Jack, sempre lui, il nostro capitano, Jack, una palla perfetta, perfetta di Pionte che non fa gol, ma segna. E alla fine l'hanno sbloccata. E ricordate, non è sì, tutte perfetto, le volte che segni, ma se fa queste cose l'attaccante, perché toglierlo? Non è che lui faccia 5 gol, allora lì. Riprende il gioco, partita che vede il Milan avanti. Intanto Milan parte in vantaggio di un gol contro Lazio. Bella gioca del Milan. Buona lettura dell'azione, ha intercettato però bene il passaggio. Non ci dobbiamo fermare. Non dobbiamo fermarci, anzi qua ci fanno il popò. Ma Pionte, vabbè, quello mi ha palla già. Non ti piace per una palla. Regolare. Sta vincendo, Jack. La prestazione, i giochi però sono ancora aperti, vero Stefano? Primo tempo però Jack, fagli male da non troppo. Si butta in avanti. Grande, grande il DD. Portiere, vai Zizio. Ma ha fatto il passaggio con Jack le gambe chiuse, non lo so. E finisce qui. Comunque, il primo tempo 1-0, il Milan rimasto, sembra essere contento, ovviamente se vince il Milan si sono contenti. Questa palla quasi pari, il Milan ha fatto più tiri e merita di più di vincere, non c'è dubbio alcuno. Comunque 1-0 secondo tempo, l'arbitro fischia qui a San Siro, parte il vittoria. Secondo tempo Didi. Perché si apre la difesa? Cioè, i giampisti non sanno per coprire. Hai calato, grandissimo. Mi è mancato il killer instinct. Che sì. Guarda Jack. Guarda Jack. Sempre Jack. Non può sbagliare da lì. Jack. Grande intervento del portiere. Da pochi passi l'hai ipnotizzato. Oh, questa è una parata da campione. Ah, parata. Grazie, palla cotta su... Centro dell'aria, Zakosha. Non si fida, Birindelli, passa via di punto. Un palleggio. Guarda della Vega. Per Benasser. Palla centro perché posizione sì. Ideale. La puoi chiudere. Che è sì. Il gol. È il gol. È il gol. È il gol. Frank sì. Che cross di Benasser però. Perfetto. Tutto il suo capitano. A Jacopo Ventura ovviamente. Ma mistero, chissà. E qui la regia ci ripropone giustamente. Grande, la magnifica conclusione. Grande, non ci provava a prendere gol di testa. Gesto proprio tecnico da apprezzare. Dopo se ne sono ragazzi, non mi vediamo con questo replay. Intanto se sono 2-0, 2-0, gol di due giocatori. Bravo. Guarda come si aprono. Didi. Conclusione di rara potenza. Mi seguono i difensori, non chiudono. Solo un po' la mira per finire alle spalle. Numero 1 entra Cardoso, debutto per il brasiliano Porto Brasiliano della Premier del Milan. Qualcuno qui guarda Chiesa, vedi dico Chiesa, parte. Chiesa. No, c'è la Stella Vega che sta liberando, aspettava lui, aspettava. Vai che leppia di prepotenza così. Lettura perfetta, vai, c'è, palla recuperata. Non so. Zarin. Lazio che si fa sotto. Bene. Questo Milan trainante che fa vittoria sconfitta consecutivamente però. Cioè, proprio tre punti importantissimi la contro l'asso di Simone Inzaghi, che non è lui, ma vabbè, lasciamo stare. Che sì, tira il respiro. Ah, qui come ammazza che sì con il braccio largo. Questo è Enrico, c'è il braccio larghissimo che colpisce pure. Comunque 2-0, con di Buonaventura e Frank che sì. Non se ne è pionto, ma ha giocato bene. Io non niente dire al ragazzo, all'attaccante polacco, 8.1. Cioè, stavo il secondo migliore in campo. Cioè, sono uno dei miei in campo stato. Ma ci posso dire a Piontek? Ma che ce ne devo dire, va? Comunque, da zero, punto a casa. Andiamo a parlare con i giornalisti. La ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. Voi.
Ma anche Cirè è sempre molto concentrato all'allenamento, per dare il massimo, si vede che ci tiene, uno che gioca, cavolo, stai zitto, credo che non capite. Soprattutto Aiella. Viene continuare così adesso, devo andare a giocare questi livelli per fare in modo che la squadra possa distinguersi in campionato e raggiungere altri risultati. Ma questa è una situazione che possiamo fare tanto, la squadra c'è, siamo forti. Non so, avere forse un po' di fortuna. E tutto non cede nel gioco del mentale del gioco. Comunque, bel 2-0. Allora, bello che sì. Io credo che adesso facciamo allenare. Io però toglierei Alvarez. Quanti ne è Alvarez? Alvarez mi è un 15, quindi si può fare che c'è con calma. E metterei no, invece chi? Titolare, ossia Rizzo, che già si allena. Non c'è altro che era nuovo, forse. Vedo si allena. Ecco qui, Martins è da allenare, 16 anni, 15 anni, ma è un talento questo. Mi ha un po' una fase, diciamo, di offensi dilettanti, no? Un po'. Mi dispiace, ma devo far allenare i talenti. Rizzo ancora mi cresce, ok. Anche volevo farlo arrivare a 50. Rizzo è russo, Rizzo D. E Cardoso F. Cardoso ha fatto giocare dollare. Che fa questa cosa? Tanto dovrebbe essere spotto uno dei requisiti, ossia promuovere due giocatori della primavera in prima squadra, no? Dov'è? Ah, ci voleva il 100 della stagione. No, della prossima stagione, ok. Ok, quindi questo sono anche con calma. Faccio crescere Cardoso. Anche se fa giocare Cardoso al posto di Donnarumma. Ok, va bene. Allora, siamo noni. Davanti siamo sempre così. Sembra il Roma 22, ma giocato. Va bene, la 25, poi la Roma perde. Comunque, anzi, andiamo avanti. Così vediamo cosa succede in campionato. Vabbè, adesso mi dispiace, signor USA, eccetera, ma io devo concentrarmi, signor Trump, mi perdoni. Devo concentrarmi sul mio Milan. You have an enemy now. I will destroy you. Si preoccupi di questo. Oh, andiamo avanti. Ah, no. Anzi, l'ho già messa a posto. Vediamo un po' la classifica come ora. Roma perde, Roma perde, Roma perde. No, ha vinto la Roma. Però, siamo noni. La zona Champions è sempre 9 punti, ma la Europa League è già 4 punti. Quindi già Sampdoria e Torino sono vicinissimi a noi, così come Cagliari e Napoli. E questo è un buon risultato. Come dobbiamo fare? Sempre dall'avanti, sperare che gli altri abbiano dei passi falsi, ma noi dobbiamo solo vincere, vincere e vincere. Vediamo un po' come il calendario ora. Allora, abbiamo delle belle partite contro Juventus e contro il Napoli. Diciamo, contro il Napoli dovrebbe essere, diciamo, è il nostro stretto rivale. Ok, la Juventus invece è molto distante a noi, sarà molto forte. Vedremo come andrà, ma per adesso finiamo qui. Vi invito a lasciare un like in caso il video vi fosse piaciuto, a commentare la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se per ricevere notifiche nuovi video che usciranno. Inoltre, vi ricordo di seguirmi su Twitch dopo le live e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così da sapere di più sul mio lavoro. Detto questo, ragazzi, al prossimo episodio. Passo e chiudo.